Al termine di un ballottaggio fino all'ultimo voto, Lula diventa il nuovo presidente del Brasile, ma Bolsonaro potrebbe richiedere riconteggio dei voti. Turchia e Nazioni Unite stanno tessendo trattative con la Russia per salvare l'accordo sul grano dell'Ucraina che Mosca ha annunciato di voler sospendere. Sale il numero delle vittime nel crollo del ponte pedonale in India. Per le autorità sono almeno 120, per i media indiani oltre 140. Settimana di lutto nazionale in Corea del Sud dopo la strage per la festa di Halloween. Il presidente rende omaggio alle vittime, 26 quelle straniere accertate. Luiz Inácio Lula da Silva, per tutti semplicemente Lula, è il 39esimo presidente del Brasile. Nel ballottaggio di domenica ha vinto di strettissima misura, 50,9% contro il 49,1% nei confronti del presidente uscente Jair Bolsonaro. Per il leader del Partito dei Lavoratori, 76 anni, è il terzo mandato presidenziale dopo aver guidato il Brasile già dal 2003 al 2011. Oggi diciamo al mondo che il Brasile è tornato, che il Brasile è troppo grande e importante per essere relegato al triste ruolo di paria del mondo. Questa è la prima dichiarazione da presidente di Lula. Per Lula si tratta di uno straordinario ritorno al timone del più grande paese dell'America Latina. Nel 2018 la condanna per corruzione, che gli costò 580 giorni di carcere, gli impedì di partecipare alle elezioni, poi vinte da Bolsonaro. Voglio lavoro, voglio cibo per tutti e so che solo Lula può farlo. Per le persone trans come me questo significa molto, è una vittoria incredibile. Penso che rappresenti tutte le persone di colore, le persone trans, le persone LGBT. Delusione per i sostenitori di Bolsonaro. Tuttavia l'ex presidente, che potrebbe persino richiedere un riconteggio dei voti, ha ottenuto un risultato ben al di là delle aspettative, che gli permetterà di essere ancora un influente ago della bilancia di un Brasile profondamente diviso. Non si sono fatte attendere le reazioni internazionali successive alle elezioni presidenziali brasiliane, che hanno visto Lula prevalere su Bolsonaro. Congratulazioni sono giunte da parte dell'Unione Europea nella persona di Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri, il quale auspica un proficuo lavoro congiunto per gli anni a venire. Il Brasile ha deciso di scommettere sul progresso e la speranza, twitta invece il capo del governo spagnolo Pedro Sánchez. Di unione parla anche il presidente transalpino Macron, che intravede un nuovo capitolo nella storia del Brasile. Dagli Stati Uniti, dove Lula ha promesso di recarsi nei prossimi due mesi prima di prestare giuramento il 1 gennaio prossimo, anche Joe Biden auspica futura cooperazione, rimarcando le elezioni libere, giuste e credibili. Lula, per il quale il popolo brasiliano è il vero vincitore delle elezioni, ha promesso di ripristinare il monitoraggio dell'Amazzonia, promuovendo uno sviluppo sostenibile delle comunità che abitano la foresta. Non l'ha presa al meglio Jair Bolsonaro, uscito sconfitto dalle presidenziali brasiliane. Contattato invano a spoglio effettuato, pare che il presidente uscente sia andato a letto subito dopo essere stato informato del risultato elettorale. Delusione cocente tra i sostenitori. Oggi, dice una di loro, con grande tristezza dichiaro che il nostro presidente non ha vinto le elezioni, ma ha conquistato il cuore di molti brasiliani. Saremo con lui la prossima volta. Spero che Lula gestirà un governo pulito, cosa che l'ultima volta non è accaduta. Spero che onorerà il voto ricevuto, che non era il mio. Un altro sostenitore di Bolsonaro rincara ulteriormente la dose. Bolsonaro ha i suoi difetti, come ogni uomo. Ma c'è gente che non sopporta più il Partito dei Lavoratori, che non sopporta più le rapine. Me ne lavo le mani perché ho fatto la mia parte, ho votato coscienziosamente, sapendo che il mio Brasile non può essere guidato da un bandito. La Corte elettorale ha confermato l'elezione di Lula dopo che era stato conteggiato il 98% delle schede scrutinate. Trattative serrate per il grano. Turchia e Nazioni Unite sono impegnate in un giro di negoziati per cercare di salvare l'accordo di esportazione del grano con l'Ucraina, dal quale la Russia ha dichiarato di volersi ritirare per motivi di sicurezza.
Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha momentaneamente rinviato la partecipazione ad un vertice della Lega Araba per cercare di rilanciare l'accordo sul grano. La Turchia afferma che mentre diverse navi, inclusa una che trasporta grano per l'Etiopia, sono bloccate nel Mar Nero al largo dell'Ucraina, altre sono in attesa vicino al porto di Istanbul e potrebbero essere ispezionate prima di attraccare, come prevede l'accordo con Mosca. Sabato la Russia ha annunciato la sospensione dell'accordo mediato dall'ONU in risposta ad un attacco da parte di presunti droni aerei subacquei ucraini alla base navale di Sebastopol in Crimea. L'accordo firmato lo scorso 22 luglio a Istanbul ha consentito all'Ucraina di trasportare più di 9 milioni di tonnellate di cereali e semi oleosi, mentre la Russia è stata autorizzata ad esportare cibo e fertilizzanti, contribuendo a ridurre i prezzi alimentari del 15% rispetto al picco di marzo. Le Nazioni Unite, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno esortato la Russia a revocare la sua decisione, tra i timori di una crisi alimentare globale. La NATO ha accusato Vladimir Putin di usare la fame come un'arma. Sono almeno 120 le vittime del crollo di un ponte pedonale nello stato del Gujarat, nel nord-ovest dell'India, ma i media indiani parlano al momento addirittura di 141 vittime. Secondo un funzionario distrettuale, la maggior parte delle vittime è morta per annegamento. Oltre 130 le persone salvate. Le operazioni di salvataggio dopo il crollo del ponte Jultopul sul fiume Machu sono continuate tutta la notte. Secondo le autorità, circa 500 persone, tra cui donne e bambini, stavano celebrando una festa religiosa sopra e intorno al ponte quando i cavi che lo sostenevano hanno ceduto. Un testimone oculare: ho visto molti bambini cadere nel fiume spazzati via, il ponte è crollato in pochi secondi. Il ponte sul fiume Machu, lungo 230 metri, fu costruito durante il dominio britannico nel XIX secolo. Era stato chiuso 6 mesi per lavori di ristrutturazione ed è stato riaperto al pubblico appena la scorsa settimana. Il governo dello stato del Gujarat ha aperto un'inchiesta sul disastro. Gli israeliani si stanno preparando per la loro quinta elezione in 4 anni. Ma i sondaggi prima del voto di martedì 1 novembre confermano che anche stavolta dalle urne difficilmente uscirà un autentico vincitore. Secondo 4 diversi istituti di sondaggi, il Likud dell'ex primo ministro Benjamin Netanyahu sarà il primo partito con 31 seggi, ma la sua coalizione si fermerebbe a 60, un seggio in meno dei 61 necessari per avere la maggioranza alla Knesset, il parlamento israeliano. Non sarà certo l'ultima volta che andiamo a votare, commenta Leon, proprietario di un bar a Gerusalemme. Molte persone che conosco sono disperate, la disperazione deriva dal non vedere un orizzonte, da non vedere alcuna stabilità futura o qualsiasi linea di continuità politica per un periodo abbastanza lungo. Shelley, studentessa, ammette: non so nemmeno per chi votare e non so neppure se andrò a votare. È tutto così confuso, non ci capisco niente. Ho la sensazione che non ci si possa fidare di nessuno. Dopo quasi 2 anni di purgatorio all'opposizione, Netanyahu è pronto a tornare primo ministro. Dipenderà dall'affluenza degli elettori del settore arabo e dai voti del Movimento Arabo per il Rinnovamento, della sinistra di Meretz e della Lista Araba Unita, questi ultimi 2 alleati dell'ultimo governo guidato a staffetta da Naftali Bennett e Yair Lapid. La questione sicurezza, in particolare il rapporto con il mondo palestinese, continua naturalmente ad essere al centro delle preoccupazioni degli elettori israeliani. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, accompagnato dalla moglie, ha reso omaggio alle vittime della calca dei festeggiamenti di Halloween visitando un santuario commemorativo. Il paese ha iniziato una settimana di lutto nazionale. Almeno 154 le vittime quando una marea di persone si è riversata in una stradina della capitale Seul. Si contano oltre 130 feriti. Avrei voluto più protezione, dice una residente. Se ci fossero stati più agenti di polizia a mantenere l'ordine, questo non sarebbe successo. La tragedia sembra essere avvenuta per mancanza di misure di sicurezza e per l'impossibilità di controllare la folla da parte della polizia. Occorre aumentare le misure di sicurezza. Almeno 26 cittadini stranieri risultano essere deceduti. Più di 10 ambasciate in tutto il mondo hanno confermato vittime dal loro paese. Questo rappresenta uno dei peggiori disastri nella storia della Corea del Sud. Greta Thunberg ha pubblicato un manuale, The Climate Book, sul cambiamento climatico e su come combattere il disastro ambientale. L'attivista svedese, che compirà 20 anni a gennaio, ha raccolto la testimonianza di oltre 100 esperti. Nel libro Greta Thunberg scrive che ascoltare le verità degli scienziati ed educare i cittadini a comportamenti più virtuosi può essere la soluzione per attenuare gli effetti globali del cambiamento climatico.
Migliaia di manifestanti hanno marciato domenica per le strade di Copenaghen chiedendo che le questioni climatiche ed ambientali siano al centro delle imminenti elezioni politiche in Danimarca. La marcia per il clima si è svolta appena 48 ore prima che i danesi si rechino alle urne, martedì 1 novembre, per le elezioni anticipate. Gli attivisti del clima chiedono al nuovo governo che verrà azioni e non soltanto promesse.